Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video haul nuovo. Sì, perché ieri ero troppo stanca e non avevo voglia di fare il video, quindi l'ho fatto oggi, tanto vabbè. E infine, scusatemi proprio per la mise, vabbè, tra poco mi vedrete bella pulita e fatta, cioè bella pulita e ordinata. Ma questa volta ho voluto fare un'eccezione per fare il video prima e poi per utilizzare i prodotti in sé quando avrò terminato di farmi tutto quanto la skincare eccetera. Comunque, per non perdere troppo tempo, velocizziamo il video che è meglio. E questo è saponi e profumi, vedete la busta, ecco qua, un po' malconcia perché stavolta ne sono tanti. Volevo comprare da Notino, ma non ho fatto nulla, ho già annullato troppissimi ordini e quindi non ho fatto nessun ordine, anzi li ho fatti ma li ho annullati più volte e stavolta non ordino più nulla da Notino. Preferisco comprare da sapone profumi o da Douglas negli store fisici, quindi vabbè, niente. Allora, ho qua alla mano lo scontrino, ho speso quanto? Totale complessivo 21,64 euro, ok? 21,64 euro. Poi cosa ho preso? Ho preso il Colgate, che mia nonna e io ci stiamo trovando benissimo, non bene, benissimo. Aspettate un attimo che vedo un po'. No, più di così non fa. Oh, vabbè. Comunque, questo qua è il Colgate. E ce n'è? Quanto ce n'è di Colgate? Allora, un attimo solo, controllo. Ce n'è. Buonanotte. Non lo trovo. A trovarlo. Vabbè, comunque. Ah, sì, eccolo qua. 75 ml di prodotto. Per un paio di... non lo so. Vabbè, non importa. Tanto questo va via come il pane, come assicuro. Poi ho preso il colluttorio. Il colluttorio è molto buono. E mi ci sto trovando davvero bene. Listerine è il mio favorito, molto buono. E tra l'altro, quando rientrerò in doccia, prima di entrare in doccia, mi rilavo i denti perché ho appena mangiato dello yogurt, ma vabbè, dettagli. E mi rilavo i denti, utilizzo questo e poi entro in doccia e mi ci lavo, ovviamente, come giusto che sia. Poi, come bagno schiuma sto utilizzando, ma mi piace ovviamente utilizzare il bagno doccia addolcente burro di karité, olio di mandorle dolci, vabbè, olio di mandorle dolci non c'è, però olio di mandorla, questo qua c'è scritto Vidal, della Vidal, secca un po' la pelle certi Vidal, ma questo qua ultimamente non me la sta seccando, anzi devo dire molto buono. Questo al burro di karité, sì. Burro? Sì, burro di karité. Questo qua è molto buono e mi ci sta piacendo tanto. E poi idrata anche la pelle, anche se vabbè, poi vado a metterci un po' di crema e ho risolto il problema. Poi, cos'altro c'è qua? Aspettate, perché c'è un casino di roba che ho preso da sapone e profumi. Allora, sensitive, bagno doccia, body wash, delicato, talcato, talco liquido, scusate. E ce n'è sempre 500 ml di prodotto. Aspettate, tiro su la busta, perché veramente sono tanti i prodotti. Guardate, erano tanti. Questi qua è sempre Vidal. Ne ho preso un bel po'. Ne ho preso 4, credo. Sì, 4 Vidal al talco liquido. E sono sempre un flacone da 500 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Poi. Non volete che l'abbia presa l'arancia? Sì, arancia energizzante. Approvato Global Animal Test. Allora, senza essere testato sugli animali. Test Police. Vabbè, questa roba qua. Questi free sarebbe. Poi non lo so se è così o meno. Comunque, questo qui è energizzante all'arancia. L'ho voluto provare, nonna. Anzi, provare. Lo proverò io più che altro. Poi vi saprò dire.
Non so se metterlo, travasarlo nel lavamani o non lo so, vediamo. O usarlo come in doccia, vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Poi, come ultimo prodotto, lo shampoo della Splendor, shampoo 30 ml di prodotto per un paio di, sempre 12 mesi. E questo qua è lo shampoo della Splendor al cocco, molto buono, ci trovo da Dio. Mi ce l'avevo questi di allegria. Poi, vabbè, non contenta, mi ho voluto prendere anche, lo so che è brutto da dire, ma raga, in qualche modo ci dobbiamo lavare quando facciamo questo benedetto bidet. Comunque, vabbè, questi qua non si può dire mai la verità. Io sono quasi sempre senza filtri, lo dico senza problemi. Natura Verde Beauty, Natural Beauty, camomilla, detergente intimo, camomilla intimo. Vabbè, questo qua è lenitivo, dovrebbe essere lenitivo, almeno spero. E mi piace, anzi, questo qua l'ho già preso 3 volte, almeno penso, non mi ricordo, comunque penso di sì. E questo ce n'è 300 ml di prodotto, 2 flaconi ho preso, vediamo se mi ci trovo bene. Questo l'ho sempre preso a sapone profumi. Allora, complesso prebiotico, vabbè, è scritto qua, qui vedete. Già. Questo è della Natura Verde, appunto. Un detergente intimo, speriamo bene, perché non mi ricordo se l'ho preso altre volte o meno, però dovrebbe essere buono. Allora, come ultimo prodotti, ma non per importanza, ci hanno omaggiato di una borsa per il mare, borsettina dove mettere i solari, da saponi e profumi sempre, ecco qua, dove mettere i solari. Io non so adesso quanti solari ci metterò, però va benissimo, grazie, mi sta più che bene. E questo è un cuscino gonfiabile da mettere, non so se è gonfiabile o meno, ma sì, dai. Posso provare a metterlo, lo metto qua dietro quando voglio stare comoda al mare e metto questo. Topissimo. Poi, non so se lo voglio aprire adesso, no, adesso no, vabbè, comunque lo tengo nella borsa del mare, speriamo bene. E questo mi faccio vedere, è la borsa di Leo Crema, ovvero il marchio, il brand Leo Crema. La marca Leo Crema. Questa qui è la busta. Bustina per metterci i solari dentro. Vediamo, vediamo. E niente, questo era tutto. Quanto abbiamo speso? 21,64 euro. Ok, bene. Questa era la busta, bella vuota. E ora posso andare a rimettere tutto a posto. Speriamo bene. Bene, ragazzi, questo era tutto. Sperando che vi sia piaciuto tutto. E niente, ragazze. A presto, un bacio e buona domenica a tutti. Buona domenica a tutti. E like di supporto. Non l'ho detto all'inizio, ma lo dico adesso. Commento. Fatemi sapere con un commento quali sono i vostri prodotti preferiti. Sperando che questo video non vi abbia annoiato e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, attivate la campanella se vi iscrivete. Lo so che l'avete già tutti attivi, ma certi magari si dimenticano che la devono attivare. Non lo so, comunque io vi lascio andare. Ciao! A dopo che faccio un altro video, vediamo, non lo so. Ciao! Zombie apocalypse.